Il cervello dove va, lo so. La tranquilla quotidianità di Città della Pieve, paesino al confine tra le province di Umbria e Toscana, venerdì poco dopo le 15 è stata sconvolta da una vera tragedia. Una donna entra in un supermercato chiedendo aiuto, ha in braccio un bimbo piccolo, lo appoggia sul nastro trasportatore di una cassa chiusa, ma nessuno dei presenti inizialmente immagina quello che di lì a poco si scoprirà. Alex ha solo 2 anni ed è stato vittima di una brutale aggressione. Lo hanno accoltellato tante volte, infinitamente tante per un corpo così piccolo. Dopo il disperato tentativo di rianimarlo, i sanitari del 118 non hanno potuto che certificare che era morto. La madre, in stato confusionale, viene fermata dai carabinieri. Gli indizi che hanno portato ad indagarla per omicidio volontario sono tanti. In un casolare di fronte al supermarket vengono rinvenute tracce di sangue, accanto la locomotiva di un trenino. Lì tra l'erba c'era anche la maglietta insanguinata con i tagli del coltello che ha ucciso il piccolo Alex. Poco distante è stato trovato il suo passeggino. Il passeggino era lì attaccato a quella pianta lì, lì sotto. Vedi, poi quel pannolone lì l'ha lasciato lei lì. I carabinieri non l'hanno levato, non lo so. Ma come mai dice che era il suo? Perché qui noi non, i figlioli non c'hanno nessuno pannolino. All'una e mezzo già c'è il passeggino lì. Alle 13.30 il passeggino era già qui, chiuso, appoggiato sotto ad un albero. I testimoni dicono che la mamma di origini ungheresi è entrata nel supermercato verso le 15.15. C'è un buco temporale di quasi 2 ore. Uno si è chiesto anche a un signore anziano che c'ha l'orticello qui dietro, ma quel giorno non c'era, non ha visto niente, nessuno. Cos'è successo in questo casolare? Perché Erzsébet si trovava qui? Abbiamo cercato l'unica persona che la conosceva, l'uomo che la ospitava in un appartamento di chiusi a 3 chilometri dal luogo del delitto. Lei è l'unica persona che conosce questa ragazza. Volevo sapere se mi poteva dare delle informazioni, capire come mai era venuta in Italia. Lei lo sa? La ospitava lei? Senta, io ho una storia con questa ragazza, purtroppo, che ha commesso questa cosa innominabile. Intanto io sono a 10 minuti dal locale. Potrei anche arrivare lì e ne potremmo parlare a voce eventualmente.